Buonasera, Maurizio Poli, Restart, ricordiamo sempre che il cerino sfergato nel buio fa più luce di quella che crederiamo. Questa sera il cerino illumina nuove novità qua a Restart, nuovissime e questa sera ve ne presento due, subito di novità. Abbiamo subito Ilda, buonasera Ilda. Buonasera. E buonasera Barbara, un ritorno di Barbara tra di noi, buonasera Ilda. Ilda che è di casa qua a Rete Brescia. Sì, 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 assolutamente. Ringraziamo gli amici di Zanzaro. Li salutiamo anche. Se no mi picchiano. <ride> esatto. Ciao e Zanzaro l'ho detto bene? Giustissimo. E lei è sempre di casa, Zanzaro la domenica e questa sera abbiamo un cross tra le due. Ho il piacere di farvi compagnia. Grazie, grazie Hilda. Grazie a voi. Ricordo a chi ci sta seguendo che Hilda vuol dire? Guerriera. E quindi auguri a tutti. Quindi attenti. Attenti a tutti ecco. quanti. Barbara, buonasera Barbara. Buonasera. Sei tornata da un programma di Sky si può dire? Io non dico niente, dillo tu. <ride> è stata eliminata dalla Barbara, è tornata all'eliminazione dal contadino cerca moglie. Esatto. Ma non possiamo dire altro. Basta. Basta, Secret. Grazie, Barbara, che sei con noi ancora. Prego. Mi presenti per piacere gli ospiti di questa sera? Assolutamente sì. Allora, diamo il buonasera a Paolo Biglieri, commerciale estero della blend. Francesco Tetoldini, responsabile tecnico della blend. Buonasera. Marco Biglieri, amministrazione e commerciale estero della Blend. Eccoci Buonasera, qua, ma fermati fermo un secondo, Barbara, un secondino solo. Dimmi. Ma la Blend, oh. ecco la Blend è perché Assoluto. è una società che fa. Calcestruzzo. No! No, no ho Barbara! Hai sbagliato! Hai sbagliato, adesso dopo ti. Dopo, ti ho sbagliato! Ti ho fermato, Accidenti. Barbara, perché no, abbiamo nimi. fatto questa piccola scenetta. Perché diamo tempo alla Giusy che sta arrivando che ah. di sedersi. Dalla Brebemi, che sta arrivando di corsa e si siederà nella sua postazione appena microfonata. Hai capito? Ah, ho per capito! Ho era uno interrotto. scherzetto allora. Dunque, qui abbiamo il cuore della blend. Okay. Che dopo ci diranno esattamente. Esattamente, cosa fanno. sì, esatto. Mi sgridate. Ma cominciamo a vedere dietro di loro esatto. camion, ghiaia, sabbia. Esatto, vedo, vedo. Vediamo ecco qui, un sacco sì. di cose. Calcestruzzo, c'è scritto. Sì, però. ma Calcestruzzo è l'ultima componente ah l'ultimo componente ebbene allora se puoi sarà puoi andare oltre Barbara che adesso la Giussi è arrivata è arrivata la Giusy buonasera Giusy <ride> biondelli a palla di cannone sulla Brebemi è arrivata la Giusy da Milano grazie Giussi. il nostro amministratore delegato della Your Solution Paolo Latorre amministratore delegato da Financial Club ecco buonasera. dobbiamo sgridare Paolo come mai? Perché non ci ha portato la vela questa sera no. di Financial Club. No, mi sono dimenticato la vera. Stasera comunque partiamo già con una serata, secondo me, molto complicata. Molto, sì, molto, sì. molto complicata. Non dirla a Giussi che era ferma a Milano ed è qua a palla di cannone, che non si chissà che molto avrà preso. Già. Uh, ma pensavo, esatto, esatto. Torniamo però invece dal cuore della serata, dall'impresa, che ringrazio che è qua con noi. Il Cerino illumina una bellissima azienda, innovativa... C'è tante cose da dire su questa azienda, ma le diremo piano piano. Un'azienda che per me mi ha colpito per la capacità, per la, la tenacia che hanno, soprattutto anche, è un difetto di fabbrica, l'aspetto commerciale che mi ha affascinato e la loro capacità di proporsi sul mercato. Buonasera Biglieri. Buonasera. Come stiamo? Molto bene, grazie. Mi fa piacere. Biglieri è di origine argentina, lo diciamo subito, che così svegliamo il segreto. Fatto bene? Benissimo. E con suo fratello, buonasera. Buonasera, buonasera, In due bene, parlano sei lingue. Sei lingue in totale. Quindi ricordiamo, prendiamo appunti a casa questi signori qua. In due parlano sei lingue e capiremo perché è importante, vero Ilda? Che è, importante? è molto importante? Ilda, i nostri social per piacere. Allora, per Facebook Restart 2015 e per Twitter Our Advisor. Bravissima Ilda. Salutiamo Valentina che è a casa che ci, ci raggiungerà, ma... Nelle prossime puntate si sta ripigliando, eccetera, eccetera, ma la salutiamo calorosamente. Torniamo alla Blend, torniamo a, diciamo, il motorino di avviamento della Blend che è qui presente e ci dirà un po', raccontaci un po' di Blend, la nascita, un qualche volo pindarico e quando siete entrati voi come famiglia. Ok, allora la Blend, come diceva Valentina... Barbara? Barbara, sì, ecco, una volta era Valentina. E una volta. una volta? Al taglio da Valentina. Esatto. Il taglio di capelli da Valentina. Però una mia amica Valentina che ci ha assomigliato. No, noi facciamo eh, impianti per produrre calcestruzzo, impianti mobili, quindi non produciamo calcestruzzo effettivamente, i nostri clienti producono calcestruzzo, quindi questa è la cosa più importante. Eh, I nostri impianti sono diversi rispetto agli impianti tradizionali, perché sono impianti mobili che possono essere montati su camion, su fissi in cantiere, in ferrovia o come è stato quest'ultimo caso che andremo sulla metropolitana di Londra. Ci arriviamo. Ci arriviamo questa cosa qui mi piace moltissimo della metropolitana, sulla cioè Tube di Londra, ci arriviamo e capiamo anche la fatica, ma un'azienda molto particolare, molto particolare anche per tutto quello dell'ingegneristica che c'è intorno alla costruzione di questo impianto. Sì, praticamente sono moltissimi anni di lavoro che ci abbiamo messo per riuscire ad arrivare a quello che siamo in questo momento, tanti anni di esperienza, tanti anni di sperimentazione e fatica soprattutto per poter arrivare a quello che siamo oggi e chiaramente con... Eh, ecco qua, cominciamo a vedere ecco. un filmato del, di uno dei vostri mezzi, se non sbaglio. Sì, questo è un la... impianto che sta lavorando... A Tolosa, in Francia. Ah. distribuendo calcestruzzo tutti i giorni e un calcestruzzaio che si è trasformato e vende non solo con le betoniere, anche col nostro impianto distribuisce calcestruzzo. Praticamente arrivate direttamente nel garage, come chiamiamo esatto. il garage, arrivate dentro nel garage. Praticamente noi in questo caso abbiamo risolto un problema logistico al cliente, noi soprattutto non solo vendiamo impianti, risolviamo problemi logistici ai clienti di come riuscire ad arrivare col calcestruzzo nei posti più remoti. Quindi voi risolvete problemi. Esatto. Come Your Solution. Esatto. Quindi risolvere problemi. cuciamo le macchine addosso ai clienti. Bravissimo, ma non nei fatti perché molti usano questa parola di fare tailor made per quanto riguarda le cose. Non è semplice farlo con questi macchinari che nella visita della vostra bellissima azienda sono abbastanza massicci, imponenti e per farli tagliati su misura del cliente ci, ci vogliono vogliamo, anni e certo. anni Anigli di aver riguarda. provato tutte, eh, tra er successi e fallimenti, perché anche delle, nelle prove escono degli errori, ma anche degli errori si impara. Cosa segui tu in azienda? Io seguo l'amministrazione e il commerciale estero. Io ero in quel video che abbiamo visto a Tolosa, eh? ero lì perché, come dicevamo prima, parliamo sei lingue in due, io mi occupo del mercato francese. Quindi lo zainetto è sempre pronto per partire? Pronta la valigetta con i ferri? Sempre in macchina. Sempre in macchina. Questo è importante, anche questo voglio comunicare. Quanti anni hai per piacere? 26. Ecco, 26 anni, quindi mh, dorme poco a casa <ride> e qualche volta fa le vacanze qua, ma è spesso in giro, giusto? Assolutamente. Tranne Perché questa settimana scorsa abbiamo fatto due mesi di trasferte continue. Sempre in giro. Sempre in giro. Quindi vuol dire che i clienti sono un po' in tutta Europa. Europa e non solo, anche Africa. Mi sono fatto un viaggio da solo in Uganda. E con mio fratello e è non è, è come dirlo eh, perché molti facciamo vedere la cartina geografica immaginaria <ride> punta il dito dove è l'Uganda è verso il giù 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 vero tanto giù molto buio molto, molto buio, buio. Sì. quanti abitanti fa l'Uganda più o meno quanto, quanto... non lo sai wow. sì, a me là, mi dicono no? abbiamo venduto la macchina lì ci vai certo <ride> sono il primo ad <ride> andarci praticamente pronto via andare il mese prossimo andiamo in Papua Nuova Guinea Papa Nuova Guinea, già sì, qui... Che l'unica cosa che so della Papa Nuova Guinea, è che c'erano i cannibali, quindi... <ride> ci sono ancora i cannibali in Papa Nuova Guinea. <ride> non so se ancora, sapevo che c'erano. Sì, sì, io non ci vado, perché <ride> da, me tra... da me troverebbero... Ce Ce da mangiare. me troverebbero soddisfazione. Barbara, Barbara, non ti mangiano te in Papa no. Nuova <ride> Guinea. No, Tranquilla, tranquilla. Okay. Torniamo a questa cosa bellissima, perché, ad esempio, mi fa fasta... stare... Sì. Il tuo fratello mi stava facendo vedere un camion per la Papa Nuova Guinea. Mi spiegava proprio come è stato allestito e come viene fatto, perché là foreste giusto pluviali, deve andare su terreni che non sono, si e su camion, mi diceva che sono enormi. Sì, dei posti fuori dal comune, cioè, in mezzo alle foreste fango. Tutti i tipi di asperità del terreno e quindi questo era lestito un camion, poi tra l'altro ci vantiamo perché è 100% italiano, quindi è un camion e Astra prodotto a Piacenza in Italia. Orgoglio italiano. Quindi montato con un impianto prodotto a Brescia e andiamo a far concorrenza agli americani, inglesi, canadesi in giro per il mondo. Ecco qua, ecco qua un altro, un altro video. Questo a Malta tra l'altro. Uh -huh. E un altro impianto che anche su sul... Sempre Marco in Ma a, questo caso. A Malta, Malta l'isola, è proprio l'isola sì, 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 di Malta. vicino alla Valletta. Ah, avete venduto anche, anche, a, Malta, certo. anche a Malta. Anche a Malta. Ad esempio quest'anno noi abbiamo già girato parecchio l'Africa, abbiamo fatto Etiopia, Uganda, Marocco, Congo, Congo, Congo Repubblica Belli, Democratica del Congo, sì. Kinshasa, certo, quindi e Brazzaville. Che sappiamo le triste storie, ma qui parliamo solo di cose positive. Ah, noi siamo stati 15 giorni dopo delle triste storie di quest'anno. Ecco. Però diciamo che l'abbiamo visto molto più sicuro di quello che raccontano. Tutti ogni singolo imprenditore che li racconto che andiamo a fare un avviamento in Africa dicono: Ma siete matti, come fate ad andare in quei posti sperduti? Così. E noi veramente ci siamo trovati molto molto bene dovunque siamo andati. In, in, per adesso, fino adesso, non abbiamo avuto dei dei problemi, chiaramente perché comunque accompagnati di gente del luogo e quindi ci aiutano moltissimo e grandissime esperienze credo che per noi da appassionati di turismo conoscere un paese lavorandoci con quelli del posto è una cosa eccezionale bellissimo quello che stai dicendo perché non è una capacità, non è una una dote secondaria per un'azienda però i miei complimenti, devo farveli perché non volevo farveli ma mi viene fuori proprio spontaneo. Il vostro marketing c'è, certo, eccolo no, qua. Mettiamo... no. eccolo qua. Il marketing siete voi perché camicia uguale, marchio uguale, presentazione, camicia bianca, gente giovane. Eh, questa è la vostra azienda. Non è poco quello che si Grazie. sta presentando. No, ci teniamo in questo. Quindi noi curiamo i singoli dettagli dalla prima impressione che il cliente ha dal nostro impianto a l'impressione nostra che è fondamentale vedere che comunque può credere nella gente perché siamo gente giovane quindi abbiamo il rispaldo dei vecchi che sono rimasti in azienda e suo papà e che salutiamo che oggi salutiamo. non si sentiva molto bene quindi ha preferito non venire il, visto le diciamo esatto. possiamo dire da dove è partita l'idea di questo esatto fatto. il genio creatore di questo impianto è Fabrizio Tettoldini suo salutiamo. papà adesso è diventato nonno da tre mesi e auguri quindi Grazie. ormai Grazie è stato lui è oh. Thomas. <ride> come si chiama Thomas Thomas, Thomas. quindi Un altro genio in famiglia <ride> Speriamo un altro saldatore che almeno. metteremo porto, eh, poi... dentro il calcestruzzo eh. e porteremo in Uganda anche loro. d'opera economica. Esatto. Cioè. No. Ma la famiglia, cioè. farla, Stringiamo eh. la cinghia. Eh. Quindi. Andiamo avanti. Giusy, dici tutto. Proprio dentro nel calcestruzzo? Magari. Non <ride> credo no, che no, sia dato. No. No, no. no, non è un bel battesimo. Però adesso è piccolino no. per montare qualche cablaggio, quelle cose lì potrebbero essere. Sì, entra bene. Questo si chiama economia di scala. Paolo, cosa dice? L'azienda l'ho vista molto bene, sono ben strutturati, hanno una capacità di adattarsi e di espandersi a fisarmonica secondo le commesse. Poi noi avevamo un timore perché la scorsa puntata abbiamo avuto un'azienda molto importante, 100 milioni di fatturato, 500 dipendenti, con peraltro degli straordinari oratori e uno straordinario oratore, il professor Mazzoleni. E salutiamo professore. È come andare... È come andare dopo il, il campione quando agli anelli si andava dopo gli si aveva sempre un punteggio basso, esatto. mentre invece secondo me stiamo tenendo botta. Perché stiamo ragazzi tenendo mi botta, sembrano veramente sul sì, pezzo, sì, mi sembrano veramente botte. Anch'io pensavo che fosse una puntata. Invece li trovo belli tenaci grazie, grazie per l'aspettativa sì, no, no. io dicevo, solo un'ora abbiamo <ride> ecco solo un'ora. L'aspettativa La era bassissima. Eh, ah, lo devo contenere il capostipite qui eh, perché devo contenerlo. Devo... devo dire che il trio. Il trio è per. farò fatica questa sera. a condurre Vi sì. sto già facendo fatica. Riposiamo. Ma c'ho il Ilda e Barbara che sono con noi, meno o male, che ci aiutano sulla puntata, e per o male che li teniamo alla. Professor Mazzoleni, che tu sei stata un po' allieva del professor Mazzoleni. Esatto, ho eh? fatto un po' di università e l'ho avuto come professore e mh, ho un bellissimo ricordo di lui per i suoi discorsi, le sue lezioni e tonnerà, lo saluto. Tornerà qua da noi, tornerà. È tonnerà. totalmente mi bellissimo che ha fatto un po' di università. È un po' di università, <ride> un dopo, po di di università. dopo purtroppo mh, ho deciso di lavorare, anzi per fortuna, perché ho imparato molto e mi sto dando veramente da fare in ufficio e, Bene. E sono contenta. Va bene, tornerai a studiare, lo so che tornerai a studiare. Giusy, questa azienda qui tu l'hai vista con me, l'aspetto anche così. Abbiamo visto, abbiamo toccato così a volo l'aspetto finanziario, abbiamo visto le loro capacità anche di autoprodurre, di autofinanziarsi e di mettersi sul mercato in maniera libera. Beh, sì, direi che questo è il punto di forza dell'azienda, la forza di avere una stabilità finanziaria che. Eh, permette, permette a loro di proporsi sul mercato con una certa sicurezza e anche eh, da, questo dà forza nella trattativa col cliente, assolutamente a livello internazionale bisogna essere forti perché comunque mh, nelle transazioni a livello internazionale vengono richieste delle garanzie, vengono richiesti eh, delle modalità di pagamento particolari per cui sostenere finanziariamente anche questa dinamica questa dinamica è una, un lato distintivo dell'azienda, dell di blend insomma ecco, assolutamente. Quanto tempo ci vuole per fare una macchina? Siamo non, una costamizza, non costamizzata eh? non, no, non... una media dalle 600-800 ore di lavoro da quando, ta sì, da quando eh. tagliamo il ferro dalla carpenteria alla macchina finita okay. dalla carpenteria dal ferro grezzo sì. sì. Allora ah, assembliamo il tutto, lo montiamo fino alla macchina. Ho all visto un sacco di elettronica anche, ho visto un sacco di, di modifiche anche dal punto di vista... Ho visto una delle prime che faceva il papà sì. e ho visto quelle nuove che mi hanno permesso. Sono decisamente cambiate secondo me anche dal punto di vista anche proprio strutturale, anche dal punto di vista di presentazione al cliente all'esterno, anche perché si presentano bene. Mi stava facendo vedere una, una presentazione, dice, la voleva tutto grigio. Invece io gli ho messo le lette gialle come la, 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 la gabina del, del camion perché si presenta bene e ci può andare bene. Sembrano dettagli ininfluenti, ma invece fanno la differenza ah. anche per l'azienda che viene lo cura. Certo, no? il fattore estetico è fondamentale. Cioè la macchina innanzitutto deve essere anche bella da vedere, deve essere finita bene, perché comunque è importante che allestirla bene e far vedere che la macchina è stata curata in tutti i particolari. A noi piace disti distinguerci con l'italianità, per questo anche nel nostro logo c'è la bandiera italiana, anche se noi siamo di origine argentina, però comunque nati in Argentina, però i nostri nonni sono tutti italiani. Quindi, eh, a noi per questo piace far vedere che lavoriamo bene, curare ogni singolo dettaglio, per distinguerci dalla concorrenza Francesco, estera. Francesco tu cosa segui? Reparto tecnico, quindi addestramento personale in cantiere. Produzione, eh, quindi tutto quello che fa parte diciamo, del post vendita. Ecco, quando la macchina arriva in cantiere, seguo il discorso. Quindi, diventa un problema suo. Sì. Diventa un problema tuo addestrare e... la forza lavoro sì. sul il funzionamento della macchina, secondo come è stata studiata. Insomma. Chiaro, assolutamente sì. Quindi anche tu all'estero ci vai. Poco perché parlo purtroppo solo italiano, ma Italia lo seguo tranquillamente. io. Tutto. Sì, ma mi hanno detto so che ti faranno fare presto un corso d'inglese. Di sì, mi, mi spediscono sì. rapidamente eh, adesso a cadare. Sì, ci provato. Segrete, sì. segrete. Che... Eppure non parla neanche il bresciano. Quello purtroppo... Nato a Brescia. Tanto, sì. Tra l'altro è una, una cosa... No, che. No, ma adesso è un'occupazione del suo Thomas. Cosa. Eh. Va bene, va bene, lo perdoniamo, lo perdoniamo. Torniamo a quanti paesi serviamo così. Quindi il fatturato è 70%, 60% all'estero. In questo momento, per fortuna, in questi ultimi mesi stiamo vedendo che anche Italia sta aumentando, quindi sta calando un pochettino il fatturato all'estero perché sta crescendo anche Italia. Ah, ma, fe non... Ti fermo. Ah, questo è un dato non, non secondario, quello che hai appena finito di dire. Cioè, stiamo toccando un settore. Abbiamo avuto eh, gli industriali edili, qua la scuola Edile è una puntata bellissima, perché come restart tocchiamo anche gli aspetti economici che sono in difficoltà. E tu mi stai dicendo invece che il settore edile sta cominciando a muoversi? Allora, noi praticamente fino al 2008 facevamo il 90% Italia. Abbiamo invertito la rotta grazie al nostro lavoro all'estero e, e abbiamo fatto fino all'anno scorso 85% estero quindi abbiamo completamente invertito la rotta, in questo momento credo siamo intorno ai 75%, 75 sì. estero, sempre maggiore l'estero perché comunque abbiamo fatto un grandissimo lavoro, e però Italia sta crescendo, che è per noi è molto importante perché comunque siamo molto conosciuti, molto radicati nel mercato italiano e questo ci permetterà anche di crescere ancora di più e, re e rendere più solida la nostra base. Cosa vuol dire blend? Per quelli che ci ascoltano, mescolare, mescolare. mescolare. per Però questo mescolare. adesso in questo momento mescola. Per questo, in questo momento è molto famoso come nome, nel senso che si usa blend per le sigarette, si usa eh, blend per il whisky, blend per tante cose. È vero, vero? Prima o poi si vedrà tanto anche per il calcestruzzo. Bella questa cosa qui di abbinamento del, del marchio, si vedrà anche per il calcestruzzo. Spero di non mi trovate in qualche pilone ragazzi, finita la puntata, perché questi ragazzi sono pericolosi, però vedo... Non facciamo alcun ah, no. ah, ma Marco, Marco, male. Marco, Marco. Marco, però vedo una cosa particolare sulla vostra vela. Vedo che è su... Ma su... Vedo male o è su un binario? è Su un binario, su un binario, su un binario. assolutamente. Quindi lo, lo, anche per le ferrovie? Per, anche per le ferrovie. Noi, una delle nostre forze è poter lavorare in ferrovia, la nostra macchina non avendo limiti di tempo non avendo già un prodotto già mescolato, che secca, ha un, una vita di mezz'ora, un'ora di trasporto, resta nella macchina e quindi per lavori ferroviari che hanno dei, delle finestre molto strette di tempo, perché devono lavorare solo nel tempo in cui non passa il treno e se il treno passa loro devono liberare la via e se devono liberare la via con il calcestruzzo già mescolato buttano via il macchinario. La nostra forza è che non buttano via niente. Spieghiamo anche a chi ci sta ascoltando, perché questo non è un dettaglio da poco, dal punto di vista mescolato e no, cosa ci va dentro nel, nel, nel macchinario? Che, che impasto ci va, chiamiamolo così? Vanno le materie, le, le materie prime. Quindi teniamo tutto separato, cioè l'acqua, la sabbia, la ghiaia e il cemento. L'unione di queste, con la sua ricettina particolare fa il calcestruzzo. Quindi è un bimbi ambulante. Che esatto, è. Un, mini -pimer. è un mini bimbi ambulante. Assolutamente. Chiamiamolo così per chi ci sta ascoltando per un tempo. Di 6 metri per 2, <ride> ma è un bimbi. Il, il DAC così capiscono tutti. La Barbara dice ah, bimbi ce l'ho anch'io. È un bimbone, un bimbone, un bimbone, un bimbone però. A parte la mia battuta, però, questo è, hai detto giusto, è separato tutto. Esatto. Quindi mescolo quando lo dico io, quando mi serve quando Quello so. che vuoi senza buttar via niente perché non devi per forza cioè. fare tutta la macchina fai quello che vuoi la macchina quanto ce ne sta di, di materiale? Siamo in, noi lavoriamo a metro cubo quindi sì. siamo intorno ai Quattro. 12 metri cubi per la macchina un po' più grande 12-13 a ah, quella che fa 8-9 e adesso stiamo uscendo anche con un modello molto più piccolo quindi per adattarsi anche un eh mercato certo. più perché come dicevi te mh, avendo lavorato da modelli diversi non ci fa paura neanche modificare la macchina noi cost... le facciamo più lunghe, più strette più basse, più alte a seconda dell'esigenza del cliente sono diventati dei sarti più che dei produttori quindi le possiamo fare anche che vanno dentro determinati tunnel, determinati spazi esatto. Esatto. determinate diciamo situazioni anche abbastanza impervie E la posso anche alleggerire la posso anche rendere più d'utile a seconda di quello che vuole il cliente insomma certo. quindi nel colloquio che facciamo col cliente cosa ascoltiamo prima del cliente? Ascoltiamo le sue necessità, soprattutto, cioè che cosa serve a questo cliente, quali sono le, le sue aspettative e cosa deve produrre, le quantità e dove, soprattutto. Quindi, per poter capire come cucire questa macchina addosso alle necessità del cliente. Quindi, che forza lavoro gira intorno alla blend? Quanti siete in azienda? Lasciando spendere gli artigiani che ruotano intorno, però. Come forza lavoro diretta? Noi in questo momento direttamente siamo all'incirca 30 persone, 35 persone che stanno lavorando di media per noi. E il mese scorso abbiamo, che stiamo, siamo, abbiamo avuto un boom del lavoro tra agosto e settembre e siamo arrivati quasi a 45 persone lavorando per noi. Quindi, quindi 45 famiglie, 45 economia tutta bresciana mm -hmm. che gira qua intorno. Tutti i nostri fornitori che sono qua intorno. Questa è una cosa importante che stai dicendo Marco. Cosa sono tutte queste reti di forniture che c'è? Eh, noi ovviamente facciamo l'impianto, ma non facciamo quello che sono serbatoi, non compriamo le componenti che noi andiamo a montare, le cerchiamo di comprare qua in in mercato locale. Bene, la Barbara stava morendo, ma l'abbiamo salvata in cioè, appena appena l'abbiamo salvata perché mi stava andando la Barbara. Sentire parte di scherzi, quindi abbiamo una filiera produttiva di artigiani certo. che ha trovato un humus qua sul territorio bresciano, sì. giusto? Giusto, sì, noi di fatti il nostro eh, fornitore più lontano credo sia, vabbè, quelli, eh, i tedeschi eh. che ci danno un. certi componenti Giappone per i motori, <coughs> eh, perché fanno dei motori molto piccoli e poi... Chiaramente noi ci avvaliamo di tutti i fornitori locali, dalle lamiere alle vernici cuscinetti, a tutti i cuscinetti, eh. tutti i componenti. Abbiamo la, la fortuna di essere in un posto, Brescia, che ci permette in un raggio di 30 km avere qualsiasi cosa in giornata. Quindi anche questo ci permette di avere un magazzino molto basso e quindi lavorare anche così sul venduto e riuscire a mantenere la forza finanziaria che diceva prima esatto. Giuseppe. Che è l'altra eredità che abbiamo in azienda: abbiamo l'eredità di suo padre, che era la macchina, l'eredità di nostro padre, era il socio, che è venuta a mancare purtroppo quest'estate. E questa è visione finanziaria in controtendenza con quello che era l'abituale in, in Italia, quindi mh, lavorare sul venduto, poco magazzino: tutte cose che ci hanno fatto avere una forza per. Lavorare con le nostre gambe e uscire dalla crisi. E non è poco quello che stai dicendo, eh, Marco, perché lavorare con le proprie forze e lavorare col, col proprio magazzino è importante. Anche questo qui, per avere poco magazzino, quindi basso impatto nel bilancio dal punto di vista oneri finanziari e quant'altro. Liquidità. Giusto? Liquidità. Cioè, capitale circolante che. Non doversi allora... fare anticipare no, le lettere di credito, scontare le fatture. Lavorare veramente con quello che si ha. La nostra bancacciodia per questo. Esatto. Per le, le banche vi amano sempre, ricordo <ride> che <ride> salutiamo il <ride> <Salutiamo> stanno... <ride> nostro sponsor grazie, grazie, grazie. <ride> un verso un altro guadagno ma certo. no, poi comunque mi hai chiesto prima di quanta forza lavoro io di quello che ti ho detto è d'Italia. noi avevamo anche lo stabilimento che nel 2011 avevamo aperto anche in Argentina che in un certo senso ci ha salvato per uscire anche dalla crisi italiana vogliamo fare un saluto che ci scrivono su internet e in streaming, se vogliamo fare un saluto in spagnolo si può fare eh? Eh, Molte grazie, grazie a tutti per seguirmi e per aiutare. Grazie a tutti per l'aiuto. Amico Argentino, bene, Bene. grazie. grazie bene, bene, certo. ci no, comunque, noi avendo anche eh, la produzione anche in Argentina ci ha permesso anche di fornire il mercato sudamericano da vicino e abbiamo creduto nel nostro paese. Che noi comunque erano, era dall'86 che eravamo fuori dal nostro paese. Quindi, nel 2011 ho or... rivissuto un posto nel, qua... ho in un posto nel quale. Mancavo da tempo, mi ha stupito per i suoi pro e i suoi contro, però comunque ci ha permesso di De crescere. Un paese molto abituato anche alle crisi. Nel 2001 ha avuto un default incredibile. Conosciamo. Esatto. Eh, conosciamo, È sì. successo qualcosa anche qua? Pare che i risparmiatori che ti stanno seguendo adesso conoscono bene l'Argentina. Preferiscono non ricordare. Preferiscono non ricordare. <ride> però una una anche io. In, in quel che periodo è anche un lateificio italiano. Davvero? Quindi... Dimentichiamo, <ride> Dimentichiamo. Un, blend per un blend per dimenticare. Paolo, qui la finanza agevolata in questo momento su un'azienda del genere, qui la finanza agevolata può intervenire prevalentemente su tutto quello che abbiamo raccontato legato all'innovazione, anche perché gli strumenti agevolativi in questo momento più di moda sono strumenti agevolativi legati alla novità, alla ricerca, allo sviluppo, all'innovazione, c'è a disposizione un bando e prima che chiarando poi approfondirete... Lì dentro ce ne sono tanti per valorizzare i propri brevetti, si chiama Brevetti più due, da un contributo a fondo perduto fino a 140 mila euro per gli investimenti conseguenti all'attività brevettuale e poi c'è il famoso credito di imposta ricerca e sviluppo che permette di avere un importante incentivo, si arriva fino a 5 milioni di euro sotto la forma del credito d'imposta sempre per gli investimenti legati a ricerca, sviluppo, innovazione. E come avete detto e come direte anche poi, qui di innovazione effettivamente ce ne dentro tanta, perché innovazione non è soltanto Copan. Copan, e la cito perché è stato l'ospite della trasmissione precedente, è l'innovazione, perché è nel settore delle biotecnologie, è in un ambito molto vicino a quello che nella testa del legislatore è la novità, ma anche quello che c'è all'interno. Un macchinario come quello che è stato presentato questa sera è assolutamente nuovo, ha delle caratteristiche migliorative, è una novità, quindi è sicuramente finanziabile. Giussi, anche l'aspetto di protezione del business. Torniamo sempre all'argomento per le aziende: la protezione dei propri collaboratori e del business aziendale. In realtà, come blend, come del resto, abbiamo anche anticipato in tutte le nostre aziende che sono state ospite delle puntate precedenti. È assolutamente auspicabile che un'azienda di questo genere tuteli innanzitutto i propri, propri, eh, diciamo, le figure apicali che ha all'interno, quindi i propri funzionari, i propri consiglieri, i soci, eh, i sindaci, nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza dell'azienda, quindi sempre attraverso una, una DNO piuttosto che comunque eh, delimitare, limitare eh, all'interno. Mi fermo un attimo, scusami. A volte la DNO, per chi ci ascolta, non è una, un termine molto, molto così. E, e il Marco dice già che sa la lingua. Il in inglese significa Director and Officer. E cosa serve a fare? Eh, significa eh, coprire dal rischio i propri amministratori, eh, sindaci, eh, organo di vigilanza, responsabile della sicurezza, il direttore generale o l'amministratore, se ce ne sono, coloro che hanno comunque potere di firma per rappresentare l'azienda. Significa coprirli dal rischio dell'esercizio delle proprie funzioni. Quindi la persona che in questo momento è il direttore generale piuttosto che l'amministratore dell'azienda, facciamo un esempio, esercita la sua, il suo ruolo e in quel momento la responsabilità che ne deriva dall'esercizio del suo ruolo potrebbe anche invadere che è, quello che è il patrimonio personale di questa persona. Scusate il gioco di parole, ma è per rendere bene l'idea. Eh, se io sono un, il legale rappresentante di Blend, nel momento in cui esercito le mie funzioni di legale rappresentante dell'operato che io svolgo come amministratore di Blend, ne rispondo anche patrimonialmente con il mio patrimonio personale, quindi, per questo è importante tutelare le persone. Ne va in due sensi: in primis, una persona che si sente importante per la propria azienda, quindi, si fidelizza, si motiva, eh, si sente parte importante dell'azienda, per cui in questo caso i ragazzi sono soci dell'azienda, sono la continuità dell'azienda quindi immagino che senza, anche senza questo aspetto loro si sentono motivati il però, passaggio generazionale già fatto, esatto. è già fatto c'è la seconda generazione poi avrei una domanda anche per loro sì. però eh, in, in alternativa il responsabile della sicurezza un dirigente, qualcuno che comunque ha eh, un ruolo fondamentale e importante all'interno dell'azienda va tutelato e dall'altra parte l'impatto positivo non, oltre la fidelizzazione e la motivazione c'è l'immagine dell'azienda quindi questo tipo, eh, noi in Italia non siamo molto abituati ma i ragazzi che vanno all'estero eh, vedranno che molte aziende internazionali questo tipo di copertura, questo tipo di eh, tutela per i manager delle, delle aziende internazionali esistono, esistono culturalmente nel fare azienda all'estero Nel firmare contratti anche sì 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 certo Firmare contratti. Noi siamo Quindi, poco abituati culturalmente. No, no. Diretto all'office è molto importante. La responsabilità. Domanda, amministratore. Responsabilità. Mi è la tua domanda per Io gli ragazzi ho ma come si contrappone questa tutela con la responsabilizzazione di questo direttore responsabile? Beh, ma Adeno è fatta per eh, sostenere quelle che possono essere, a Dino, la, la parte più importante è copio, copre un rischio, il rischio innanzitutto è un rischio aziendale, poi all'interno dell'azienda se ci sono delle responsabilità gravi è ovvio che poi l'azienda può agire nei confronti del proprio dirigente del proprio responsabile. Terzi, sono È una tutela nei confronti di terzi. Quindi i terzi sono tutti però i terzi e i terzi sono i soci, perché dobbiamo pensare che sono soluzioni che sono studiate e per le aziende di piccole e medie imprese, ma anche aziende più strutturate, dove per esempio potrebbe anche esserci all'interno della compagine societaria dei soci che famiglie, eh, facciamo un esempio. Due famiglie che sono all'interno di un'azienda. Sì, o che comunque che su, che in un ambito dice, possono anche non essere d'accordo. Quindi esatto, possono esatto. non avere lo stesso approccio, e quindi da lì scaturire dei disaccordi fino ad arrivare anche dei contrasti e dire più forti. Ma il registratore delegato, noi disconosciamo quello che tu detto Esatto, ricordo. esattamente. Quindi, A volte può essere anche una tutela per il progetto di business, cioè bisogna capire anche molte dinamiche, ormai nella pratica non è una cosa che si fa un tanto al chilo ma anche lì è confezionata sull'esigenza. Chiaro, chiaro. Che è però, ecco. O chi ha più calcestruzzo per affondare l'altro. <ride> bene, bene. bene, esatto. bene, bene. <ride> però le responsabilità, esatto, però le responsabilità possono derivare anche da inadempienze eh, nell'esercizio delle proprie funzioni perché magari è, passato, è mh, saltato un passaggio proprio in, in un processo e quindi il responsabile è alla fine... Nell'organigramma chi sta a capo ah, dell sì. dell'area dell di, di, di competenza. Molto spesso noi pensiamo sempre a delle cose enormi, però può succedere anche: la DNO, per esempio, copre anche le cause giuslavoriste, quindi, qualora ci sia un dipendente che fa causa proprio responsabile per mobbing piuttosto che per altre motivazioni. Eh, immaginiamo per aziende, abbiamo avuto gli autotrasportatori come ospiti in quella sede, abbiamo parlato anche del trasporto di sostanze pericolose, eh, quindi le vernici piuttosto che oli. Piuttosto eh, se che... Mi si rovescia per caso un camion di eh. non succede però. L'inquinamento c'è. Per cui parte il discorso dell'inquinamento e, e dalle varie verifiche. Un errore tecnico. L'aspetto positivo della DNO, per esempio, è che sostiene l'azienda anche nel ripristinare l'immagine. Cioè, qualora durante un'indagine, durante un sinistro, succede che viene appurata la non responsabilità dell'azienda. La compagnia solitamente, almeno la compagnia con cui lavoriamo noi, è eh, una compagnia che ti sostiene anche le spese di pubblicità per valorizzare, per eh, comunicare che invece l'azienda non aveva niente a che fare con quello che è successo. Compagnia internazionale, a livello mondiale? Compagnia internazionale. Perché se non sei attrezzato Americana. anche noi dall'aspetto finanziario, ovvero Your Solution, sei tagliato fuori dal mercato oggi come oggi. Vieni spazzato via. Maurizio, scusami, lo staff di Restart... Fa paura, nel senso Giussi ha spiegato a tutti la DNO e non ha neanche cenato. È vero, senso, non ha neanche cenato Giusi. Merita un applauso perché effettivamente Milano, lo Preveni, staff di Restart no, dopo 50 puntate no, no. fa okay, paura. Fa, facciamo, bravo Paolo, grazie Paolo. E che rendo meglio sotto stress. Anche perché ieri <ride> sera c'è lo stress fa bene, eh, bisogna essere tesi. Sì, c'è stata, stata la festa di RTB con la presentazione del palinsesto. ringraziamo Baresi, eccetera. bellissima presentazione a Santa Giulia. E da mangiare, Barbara? Ce n'era volontà. E tu? Ah. Peccato che ho mangiato poco. Eccola, Barbara, Barbara. A pensarci Barbara. mi viene fame adesso. Eccola, eccola. Basta, basta, perché sennò dopo qui l'orario... Ma dopo... So che Blend ha preparato un buffet per noi enorme, dopo non stiamo qui a... Andiamo avanti con Blend, invece, a parte i miei scherzi. Mi interessa molto capire quello che è un po'... Diciamo il fiore d'occhiello vostro in questo momento come cliente: secondo me, voi i clienti sono tutti importanti ovviamente, allora. e molto, molto, però mi ha affascinato nel colloquio che ho avuto con te in azienda la goccia che tu hai messo per prendere questo cliente. Dice io: sono Bellissima stato, frase. È stato, sei stato, guarda, veramente illuminante. <ride> è una, una cosa, dal punto di vista di scuola di vendita, ripeti pure come hai fatto a. Proporre la macchina alla tube agli inglesi, però eh, lui ha detto due cose: sì, la pre... tutto, eh, no, esatto. una la censuriamo, buona, eh? diciamo l'aspetto scolastico. Diciamo che sono stato una goccia cinese, cioè eh, sì. ho continuato a martellarli. Eh. Senza... Dove? <ride> Dove? Ho continuato Dove? a martellarli durante tanti anni per riuscire ad arrivare a que... alla ma, commessa. Ma che tutti parametri da... con gente, con ingegneri, insomma. Praticamente, Sì, diciamo che il grave problema che c'è con l'Underground ecco è che. No hanno ah no. quasi Qui siamo dove? Uh, in Bretagna in Francia. in Francia, sì. sì so so dove. So. Praticamente dove sono scappati per andare eh? lo sbarco in Normandia in sì. Bretagna Come dicono giù o al o nord, loro Cosa esatto. che dico, il film giù al nord, Cos'è che è la puntata. Falcona eh? Ma come Ma come Normandia. Non voglio non voglio corretto, però è bruttissimo dire che in Bretagna è dove c'è stato lo sbarco in Normandia. Esatto, esatto, dicendo anch'io. Lo sbarco in Normandia. Bretagna, Normandia no, di no, là. No, no, Asterix esatto. e Obelix, esatto, come bravo, bravo, come bravo. Mi, mi, piace, mi piace così, il cinghiale di Obelix. Esatto. Quanta, quante ne avete vendute? Là? Eh, Lo... lì ce ne sono un paio. Mm. Sì, nel mercato francese avevamo parecchie macchine, però, e, e, diciamo che anche lì, anche loro stanno uscendo parecchio dalla crisi, perché anche la Francia l'ha sofferto per anni anche se io da quello che so da quando mi ricordo uso di ragione la parola crisi sono cresciuto per me e da, non ho mai sentito siamo in un momento fuori dalla Bellissimo, crisi quindi vai, cioè, io da quando sono piccolo ho sempre sentito crisi però per dire secondo me la crisi sta anche molto dentro la testa della gente e, ognuno deve pensare per sé ognuno deve tentare di uscire da soli dalla crisi e senza Dire guarda, gli altri stanno male. Cioè, bisogna senza andare paura. avanti, senza paura. In italiano si dice mal comune, mezzo gaudio, in spagnolo è mal comune. Consuelo de tontos La consolazione. Degli scemi, ah, consuelo de tontos, tontos. tontos. Questo Perché questo che dici, dici, tontos chi si. Dici, la... tengo, questo, chi tontos. Sì, allora. la contentezza di essere vabbè, stiamo tutti male. È da. Sì, stupidi. È vero. Mm, è rende la bene la testa, Quindi ti vi confrontate con squadre di ingegneri allora sì, l'altro giorno abbiamo fatto lunedì tra l'altro una conference call di due ore e dall'altra parte del telefono avevamo, perché hanno improvvisato una riunione così per parlare con qualche ingegnere, erano 45 ingegneri dall'altro lato, 45? Esatto sì. e due di noi quindi intanto <ride> per essere un po' più chiari, e, però il fatto, il grave problema che c'è di là è che parliamo e ci confrontiamo con questo gruppo di più di 50-60 ingegneri per un singolo progetto. Di, di che, gruppo è? che gruppo è? Sì, come parliamo, parliamo della London Underground, la metropolitana di Londra, è l'azienda pubblica che gestisce tutto il traffico di non, e metropolitane e pullman per e tutto Londra. Quindi Una roba enorme. Immenso, praticamente eh. loro mi dicono se la vostra macchina non funziona... Fermiamo 27 milioni di passeggeri. Quindi, credo che anche manderemo in crisi l'azienda La assicurazione della DO. Giussi c'era. Come a Milano? Lì non c'entriamo. Dove riferma. Lì non c'entriamo. Eh. siamo A Loreto era tutto fermo. Ecco, no. Abbiamo no. in questo momento lavorando perché ci ha informato il cliente: sta lavorando in Milano, Milano centrale, centrale, quindi non siamo noi. No, no, sì. Quella macchina lì lavorava in TEM invece. Esatto, quella sì. macchina ha fatto pezzo della Brebemi e anche la TEM. Quella ah. macchina che stiamo vedendo in questo la momento. TEM, quindi... spieghiamo cos'è. Tangenziale cos Est Milano. Tangenziale Est Milano, per chi ci ascolta, perché siamo in Occidente. Appena, Appena aperta per questo evento a, a Milano. Poco. Questo evento che c'è così? Così, poca due gente. Poca, poca, cos poca gente. Cosina. Io sono stato dal record perché sabato scorso record di presente di 272.000 persone e io c'ero. Con, <ride> con mia moglie, e mia Coda. figlia a casa. E cosa? Papà sciagurato <ride> Dimmi Giussi. Io avevo una domanda per, il, per i ragazzi, perché mh, hanno parlato ovviamente dell'inizio dell storico dell'azienda, quindi dell'idea dell eh, di un socio e dell'integrazione della dell'altro socio dal punto di vista amministrativo finanziario. Mi piacerebbe sapere come loro hanno, si sono collocati, come hanno trovato la loro giusta collocazione all'interno dell'azienda, essendo la seconda generazione. Quindi capire quali erano le loro, chiamiamole doti, chiamiamole competenze distintive a livello di persona e come sono riusciti a organizzarsi e a trovare il proprio ruolo all'interno dell'azienda. Allora, molto facile, mio padre era una persona, era una persona molto intelligente. E il primo giorno che sono entrato in azienda mi ha dato una scopa e mi ha detto: comincia a pulire e capirai qual è il tuo posto. E quindi, così è successo. Ho cominciato a muovermi all'interno dell'azienda per capire che cosa dovevo fare. In questo caso, sono venuto fuori con le pubbliche relazioni e anche le lingue che parlo. Stessa cosa è successo per Francesco, stessa cosa anche per mio fratello Marco, che da avvocato adesso è un tecnico commerciale di eccezionale qualità quindi... Tra fratelli non è facile questo te l'aspettavo, no, è la prima volta. Ci voleva restare, ma sì, resta. è <ride> <E> posta <ride> per te, non restare. Esatto, ah, porta per te. No, sono un commerciale adesso. Non hai niente della Maria De Filippi. Non ci siamo. Non te lo compro. Maria niente da fare, Salutiamo Maria. Torniamo invece dal discorso de, della Tube Underground, mi piaceva molto quello che hai detto. Nel senso che 45 ingegneri e voi due dall'altra parte, però siete riusciti a presentare il progetto. Esatto, no, la cosa incredibile è che loro dopo moltissimo tempo parlando, tante riunioni in Inghilterra, che siamo andati a fare, chiamati anche all'ultimo momento, quindi c'è la sera per la mattina dopo una riunione improvvisata con 20 ingegneri per capire come potevano usare la nostra macchina nei loro eh, cantieri. E quindi anche lì è stata anche una cosa incredibile quando ci siamo, abbiamo fatto una presentazione del nostro impianto e finalmente loro hanno deciso di fare il tender, la gara d'appalto per le tre aziende finaliste dopo due anni di investigazione in giro per il mondo per cercare qual, quale tipo di macchinaria potrebbe servire e fare il caso loro sono partiti dicendo, bene, noi sappiamo solo che dobbiamo partire, ma non sappiamo come dobbiamo fare. Diteci voi. Ah. E quindi questo è stato il caso, noi abbiamo cominciato a spiegarli come potevamo fare, non solo stiamo lavorando per questo primo progetto, stiamo lavorando per altri progetti con loro, che li stiamo ricercando nuovi, nuove metodologie, perché anche lì abbiamo, come diceva anche prima Marco, abbiamo una finestra di lavoro di un'ora e mezza praticamente il, il posto della metropolitana che dobbiamo andare a eh, rifare il calcestruzzo che saranno 15 metri cubi per notte il treno di betonaggio ci metterà in totale un'ora ad arrivare deve fare un lavoro di un'ora e mezza e andarsene via di nuovo perché hanno una finestra di 4 ore, perché l'obiettivo della London Underground è di mantenere aperto 24 ore su 24. Ma quanti, quanti tunnel devono fare? Che espansione devono fare? Una nuova Tanto fare 2 km avanzando 15 metri a notte. 15 metri a notte? Mm. Ma no, il totale sono tanti. Allora, loro hanno in questo momento, hanno come sicuramente sapete, la metropolitana di Londra è la metropolitana più antica del mondo, è, è del 1892 o 1896, quindi già tantissimi anni e devono rifare cominciare da i, i tunnel più in basso che sono quelli di deep tunnel che è dove devono cominciare a rifare il calcestruzzo e rigenerare tutto e cominciare loro hanno credo se non mi sbaglio quasi 450 km di tunnel mm. Vabbè. sotto l'ombra quindi posto per nascondersi c'è okay. sì e caccia e, e ce ne andrà. Oh. Esatto, e quindi l'infrastruttura è fatta bene, sono cent, più di 120 anni che c'è e solo adesso devono ricominciare. Che a fare è rimasta fare. così. Comunque ha detto giusto lui, se si ferma una cosa sono 28 milioni di persone. Sì, 27 fermi. milioni fermi. di passeggeri fermi. Fermi, quindi, esatto. E allora non sono cose da poco e quindi anche qua sono una parte dell'Italia sta ricostruendo Londra, diciamo, dalle fondamenta. Non è poco quello che hai detto sconfiggendo concorrenti americani e inglesi che quando io mi sono presentato alla tavola di lavoro per questa gara d'appalto a fianco a me avevo un ingegnere americano di un'azienda anche loro storica e di fronte a me avevo una, un ingegnere inglese che fornisce anche l'esercito inglese quindi ho detto accreditato esatto qui in, in casa loro da italiano cosa stiamo a fare però alla fine siamo riusciti a portarci a casa il lavoro. Ci tengo a dire che non è stata una questione economica. Quindi, oltre che suonare bene il mandolino e fare bene la pizza, tecnologicamente bene facciamo bene anche. Siamo avanzati, qualcosa. esatto. Perché smettiamola. Quindi facciamo bene la pizza, il mandolino? Il mandolino lo suoniamo bene. E, e tecnologicamente niente. sappiamo vendere anche a Londra e anche da mangiare meglio di loro. Non solo sì, la pizza, perché comunque bene. ogni volta che vado a Londra vado in un ristorante italiano. Quindi. Salutiamo gli amici inglesi che ci stanno seguendo lo stesso. Una volta ce ne saranno Vedo già lo, lo streaming che cade, esatto, vedo i nostri dati. Domani vediamo i dati sul, sul sito che abbiamo collegato lo streaming e vediamo cosa diavolo sta succedendo. fate scherzi, comunque un bellissimo business, un bellissimo orgoglio chiamiamolo così, italiano all'estero e una prospettiva di fatturato non indifferente. Sì, sì, noi, allora, eh, diciamo che siamo ambiziosi non, nel senso abbiamo fame di lavoro più che tanta fame di soldi. Puoi noi tifare. pensiamo di più che al fatturato, al prestigio e al lavoro con aziende innovative e con nuove cose come la metropolitana di Londra che per noi è un grandissimo biglietto da visita. Quindi non è tanto un fattore economico, per noi è stata una questione di prestigio e una questione anche... Di lavorare con i grandi, cominciare a giocare con i grandi. Ma eh, dirò una banalità: le metropolitane poi non ci saranno solo a Londra. Ci sono di tante tanti... città metropolitane, inteso come Parigi, Berlino, Mi viene, che hanno metropolitane. Sto aspettando la chiamata da Buenos Aires, che è la seconda metropolitana più antica al mondo, dopo Londra. Quindi giocheremo in casa nuovamente. Mm. Quindi il biglietto da visita permette di aprire altre porte, sicuramente. Esatto, non ho dovuto vendere la Metropolitana di Londra per essere invitati. Ah, sì, eh. però avete fatto lì una, una corsa a ostacoli. L'asticella si alzava sempre di più. Penso. Sì, sì, no, è stata una bellissima complicato. cosa, una bellissima sfida. E come ci tengo anche a dire, stavo dicendo prima, non è stata solo una questione economica perché il, eh, il fattore economico sulla gara d'appalto erano 8 punti su 100, quindi potevamo anche mettere un prezzo esorbitante che loro quello che li interessava era la tecnologia l'affidabilità e la, la qualità e la logistica, la qualità del prodotto finale parla prima parlavamo anche di brevetti di innovazione, noi crediamo che la miglior protezione al nostro prodotto è il gap tecnologico che abbiamo con i nostri concorrenti abbiamo anni luce attualmente di, diciamo, molto più avanti rispetto a loro come fattore tecnologico affidabilità delle macchine, ma questo non ci ferma, noi continuiamo ad andare avanti, a innovare, poi... a migliorare la macchina, non siamo mai contenti di quello che abbiamo Adesso è. entrerò in un campo minato, perché adesso capirete perché, come c'era quello della Mercedes, mi sembra Hamilton, 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 che girava intorno alla Ferrari prima della partenza del Gran Premio, cercava di capire che diavolo, cioè la quotazione della Ferrari a Wall Street, eccetera, quindi l'Italia non è solo Ferrari, quindi marchio importantissimo che verrà quotato a Wall Street con l'acronimo RISE ma avremo invece, RISE, invece avremo invece il discorso della Blend rapportato a un mercato molto se vuoi povero dal punto di vista del calcio struzzo, perché il calcio struzzo in sé è una materia sì, povera sì sì esatto però l'arricchimento, sappiamo benissimo cosa è successo sul mercato, soprattutto Bresciano eccetera, qui dove siamo? qua siamo in una sì, fabbrica sì. da noi Ah. stava montando una macchina particolare sollevamento a pistoni sì. eh, si alza da sola e la riesce a caricare sul camion per il mercato svizzero il mercato svizzero sì uh -huh. esattamente perché la volevano così i svizzeri perché sono particolari loro ah, sono <ride> cioè, la mobilità così. assoluta rapida <coughs> nelle scarrare. noi consigliamo lavorare. quali sono le scelte che secondo noi sono migliori, però alla fine l'ultima parola c'è al cliente. Se il cliente dice la voglio così, va bene. Se la voglio la è. facciamo color blu Certo, facciamo anche dei coltelli svizzeri. Esatto, no? quindi questa cosa qui si, si alza da sola. Sì, si. si carica da sola. Si, si carica, carica da, da sola. sola. Sì. Quindi la puoi mettere sul camion e tirarla giù quando sì. vuoi. Il italiano? Mm. In questo sì, caso sì anche questo è sì. un Iveco. Eh. Quindi mi sembra che l'Iveco sia da qualche parte qua a Brescia, no? Mm. Sì, sì, da sì, eh. qualche qua. Quindi benissimo questo aspetto qui di orgoglio a Brescia, di possibilità di andare a lavoro agli artigiani qua a Brescia. è una bellissima cosa. Torniamo da voi, voglio tornare da Paolo. So che Paolo, ci aggiorni per piacere Paolo su qualche novità, anche per chi ci sta seguendo per quanto riguarda la finanza agevolata. Se c'è qualcosa in... Cosa bolle in pentola in questo no, no. periodo qua? Assolutamente e eh, vorrei sottolineare come abbiamo fatto anche nelle puntate, e nelle puntate precedenti un elemento che non è strettamente legato all'agevolazione ma il rating di legalità bravo, è bravo. un buon accesso allo strumento agevolativo e nel, ultimamente è tornato molto di moda e potrebbe essere molto interessante anche. Per aziende come Blend che lavorano con appalti, con gare pubbliche, perché il reti di legalità, ne abbiamo già parlato in passato, permette un accesso privilegiato a tutto quello che è il rapporto nei confronti della pubblica amministrazione. È stato pubblicato un bando nazionale che dava una priorità di accesso alle aziende con il reti di legalità. Quindi le aziende con i reti di legalità l'hanno preso, quelle senza non l'hanno preso, quelle senza hanno ovviamente rotto le scatole dicendo che c'era sotto qualcosa perché lo prendono sempre gli stessi. La risposta purtroppo è sempre la stessa, la prendono sempre gli stessi perché sono quelli che hanno le caratteristiche per poter avere un accesso privilegiato a questo tipo di strumento. Quindi, Quindi reti, anche per reti la reti blend di reti di legalità sarà sicuramente una delle attività da portare avanti. Oggi a Brescia, dall'ultimo censimento fatto... Un paio di giorni fa sono solo 30 le aziende che hanno il rating di legalità, quindi speriamo che la blend possa essere la 31 ⁇ Benissimo, ma so anche 80. una cosa, vero Giugi, che la Banca d'Italia si sta interessando con gli sì. istituti di credito per sapere come, qua, come hanno adattato la policy interna per quanto riguarda l'analisi dei fidi se viene fatta con il sì. rating di legalità. Gli istituti bancari, gli intermediari finanziari dovranno... Eh, fare dei report a Banca d'Italia per eh, diciamo, redigere delle statistiche, redigere dei dati, una raccolta dati in cui comunicano eh, quanti sono gli affidamenti, quali sono le posizioni nei confronti delle aziende che hanno rating di legalità e quali sono eh, quelli invece che non hanno il rating di legalità. Eh, il rating di illegalità è chiaramente un, diciamo, un profilo che garantisce una certa struttura e un'organizzazione un aziendale di un certo tipo, quindi non ha niente a che vedere, Paolo lo chiarisco, non sì, ha niente a che vedere sì. col bilancio, non è no. il rating di bilancio che normalmente noi sentiamo nominare eh, durante le istruttorie o l'analisi del merito creditizio, ma è proprio un diciamo una profilatura delle aziende in virtù del quale loro si dotano di procedure o di organizzazioni attraverso le quali possono meritare Ma questo... Ma soprattutto anche, mi dicevi Giuse, Paolo, dieting. mi dicevate, l'accesso anche ai bandi pubblici, insomma. Assolutamente. Fa la differenza? Assolutamente. Certo. Nel sì, punteggio? Sì. Se c'è una gara d'appalto... È una sorta di accreditamento e questo è importante per poter... Gestire gli appalti pubblici per poter accedere a certi tipi di bandi. Quindi che le tre sono come gli, le stelline degli hotel, no? Paolo, per intenderci? Sono come le stelle degli hotel, da una a tre stelle, tre stelle è molto complicato ottenerla per un'azienda per un privata perché è più semplice per una cooperativa, per aziende che sono legate al sociale. però scriveteci a info.chiocciolapinancialclub.it, club. Con la, e info-solution.it ormai sono diventato bravissimo, bravissimo nostro, nostro per approfondimenti <ride> sul rating di legalità perché effettivamente non è uno strumento che vi dà un contributo ma è uno strumento che sicuramente vi porta un contributo in tempi brevissimi devo, vedo che la Hilda la guerriera qui mi, 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 mi faceva dei cenni c'è qualche domanda dai social si è mosso qualcosa assolutamente sì altro. però ti devo fermare un attimo Hilda perché devo fare un ringraziamento eh, lo devo fare pubblicamente da 4 o 5 puntate abbiamo il fotografo di scena. Ringraziamo Eric Signorini che è qua con noi, che ci fotografa. I clienti sono gli ospiti, chiamiamoli così, che sono qua da noi. Sono molto contenti delle fotografie. Finalmente Maurizio ha smesso di fare le tue fotografie col tuo smartphone. Abbiamo delle belle e decenti fotografie. Ringraziamo Eric Signorini che è qua con noi. Il allora, il vostro impianto può essere montato su qualsiasi tipo di camion? Una domanda dai social. Chi risponde? Francesco, su qualsiasi Francesco. Francesco, Francesco, sì. rispondo io, sì. Eh, sì, sì. aspetto italiani. tecnico ti hanno guardato subito i sui social. Eh, eh, preso subito. Su qualsiasi tipo su di camion. qualsiasi tipo di veicolo, sì, assolutamente. Sul, quindi, su un questo. mezzo d'opera, quindi tre o quattro assi, su un, anche un due assi, per siamo nati con la macchina più piccolina, quindi porta i 4 metri cubi. Quindi, assolutamente sì. riusciamo a gestire tranquillamente qualsiasi, qualsiasi tipo di mezzo d'opera. Noi abbiamo sì, parlato, vabbè, camini italiani. cosa stiamo vedendo eh. qua Marco? Qua è una macchina che lavora a Bolzano, sta facendo un prodotto chiamato spritz a secco. A secco eh, si, in spritz nel senso E spritz. viene spritz, no, non si non, beve. È non, si beve. non è veronese. è veronese. Poi puoi pirlo, puoi pirlo. Non è buono qua, eh. Qua viene spruzzato sulla, sulle pareti eh, un calcestruzzo presa rapida che viene spalmato come se fosse un consolidamento a Bolzano, con a Bolzano galleria, sì. sì e fanno, fanno le gallerie. Sinceramente Marco, eh, Paolo e Giussi volevo prendere in contropiede Marco su quello che hai filmato, non ce l'hai fatta. Non ce l'hai fatta. Assolutamente. Sulla blend. <ride> Hilda cosa dici? Sono sì, preparati. Sono molto. Barbara cosa dici tu di questa azienda? Una eh, impressione. È una bella scoperta anche perché sono cose, come ripeto, essendo donna, poi, che non conosco, per cui è, è affascinante scoprire certe cose. Grazie. Adesso ho capito che non fanno solo calcestruzzo non fanno solo <ride> calcestruzzo non facciamo per niente calcestruzzo lei l'ha capito <ride> no Però... no ho capito non fanno calcestruzzo ah, non fanno ha detto Non no, fanno. Tu fanno. Hai detto solo non fanno. ah lui non è <ride> sì, ma io penso che Marco stasera vada via non torni più non okay. torna più in puntata arrestato. <ride> ma lo perdono perché qui in studio c'è sua mamma che ci segue dal backstage salutiamo vostra mamma come si chiama vostra mamma? Susanna Susana. Susanna salutiamola okay, due figli o tre così Mamma, ma Una ma donna bella. paziente bella. Tre volevo farla, questa volevo farla: Solo 50 puntate non c'era mai successo in diretta. Aveva, aveva che sarebbe stata, sarebbe un stata una cosa difficile. Comunque potete seguirci anche domani a Striscia la notizia in noi saremo <ride> sicuramente presenti. Aspetta, aspetta, su questa cosa, Barbara, un nostro, nostro pezzo di restart dove sì. è andato? Ah, su blog. Su blog un pezzo di Restart. Eh sì, sì, sì. Ci posso sì, avere. sì, sì, sì. sì un è un mio gesto famoso. È stato un ah, gesto okay. con, che è andato, andato su Se blog. lo trovo ve lo mando. Grazie, eh, su blog, no, grazie. Se, grazie. Siamo andati se, su tanto. blog come Restart. Quindi siamo dappertutto, il dalla guerriera. Bene, sì. bene. Benissimo, benissimo. Torniamo invece dai, dai ragazzi, torniamo da Marco. Marco, sì, all'estero, quant'altro. Che prospettive vedi tu per la tua azienda da qui a un anno? Qui un anno come... Come sviluppo, come aspetto, eccetera, eccetera. O vuoi l'aiuto del fratello? Vedo che si preparava. quindi... <ride> <ride> vuoi l'aiuto eh. da casa? Aiuto, aiuto da casa, va bene, aiuto da casa. Allora, noi per l'anno prossimo vediamo sicuramente il raddoppio del, del fatturato, il raddoppio anche del personale e l'aumento di produzione, grazie anche, mi auguro, al mercato Italia. Abbiamo pochi secondi per, per salutarci, il vostro sito e i vostri contatti. Allora, www.blemplants.com e info-blemplants.com. Giussi, il tuo sito, Your Solution? Info-Your-solution.it, il tuo numero di telefono è 0372-2405. Paolo l'ha già detto? Lasciamo la chiusura della puntata e ringraziando le due social manager che sono Grazie. state con noi, Barbara e Ilda. Grazie. Chiudi tu la puntata, Ilda, per il piacere. Vi ringraziamo di averci seguito e ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie. Grazie a tutti. Buona sera.